Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella Sala San Francesco, ecco, per via di questo bellissimo dipinto di Antonio Ciccone. Venivano qui da tutte le parti per incontrare Padre Pio, innumerevoli persone smarrite per tutte le vie del male che egli indirizzava per l'unica via della salvezza, proprio per condurle a Dio. È proprio in questa sua opera di conversione, lui ha tenuto un atteggiamento, ecco, per più delle volte brusco, che ha fatto molto discutere, a volte ha disorientato, ma si è fermato sempre alla superficie delle cose. Però bisogna andarci piano e non tirare, come spesso accade, come fanno pseudo-giornalisti. Tirare delle conclusioni affrettate. Infatti c'è la testimonianza di padre Pellegrino Funicelli che appena padre Pio era salito al cielo, lui racconta che negli ultimi giorni aveva assistito a una delle sue tante sfuriate proprio con una donna. Finita questa sfuriata, chiusa anche la porta del convento, padre Pellegrino se lo trovò dinanzi sereno, tranquillo, come se nulla fosse accaduto. E lo stesso padre Pellegrino faceva osservare questo: se si fosse trattato di ira, non si sarebbe smontata così presto. Ad esempio, il fatto di una persona che chiamava padre Pio quel tizio di San Giovanni Rotondo, siamo negli anni 50. Quest'uomo aveva voluto vedere da vicino a padre Pio proprio per criticarlo. Venne qui. Vedendo che c'erano tanti uomini a confessarsi, volle andarci anche lui. Si preparò accuratamente, scrivendo sul suo foglio che aveva tutti i suoi peccati, ma nel momento in cui venne il suo turno, e quindi si presentò davanti a Padre Pio, senza lasciargli tempo, gli enumerò tutti i suoi peccati, per filo e per segno, uno per uno. Poi però lo accolse. Quell'uomo rimase trasecolato e uscì dal confessionale trasformato, completamente convertito.